Salve a tutti ragazzi, sono Chiara della Tiny Mysterix, adesso inizieremo il quarto scenario, la maga della valle. Praticamente a capo di questa resistenza c'era questa Lana, che apparteneva allo stesso clan di Chia, quella che ha invocato i demoni. Lei però combatteva contro i demoni per fermare i piani di Chia. Ok, benissimo. Ok, per evitare ulteriori sciagure, Link e Impa si sono uniti a Lana. Però nonostante tutto questo, Chia controllava gran parte della vasta area di Hyrule. E per culo loro sono arrivate altre creature. Ok, adesso iniziamo poi questa parte. Sarà abbastanza lunga e un po' stressometra, perché ci sarà un punto in cui stavo sudando freddo e facevo, oh mio Dio! Quando inizia ad arrivare il boss. Ok, va bene. Iniziamo la battaglia. In questo scenario molto molto desolato, ragazzi. Molto oscuro, molto dark, con questo tempio in lontananza, la Valle delle Maghe. Link, mio eroe, vorrei incontrarti, fa presto. Attraversa questa valle immersa nell'oscurità. No! Link non ti cagherà mai. Chia si trova tra le rovine su quella vetta. Dobbiamo sconfiggerla e fermare i demoni. Ah, che carina. Ok, stiamo usando Lana. Dobbiamo conquistare i due presidi ai lati delle rovine, così arriveremo prima alla base nemica. Conquista i due presidi. Io conquisto anche tutto. Il piano è perfetto. Bene, forse è meglio dividerci in due gruppi. Io andrò verso est, insieme a Impa. Voi andrete verso ovest. Va bene. Ancora non riesco a fidarmi di Shake. Non ti preoccupare, sta tranquillo. Ok, ha cambiato percorso. Uccidiamo tutti sti cacchio di nemici. Ok, Shake, io andrò per mio conto. Ma no, l'unione fa la forza, Impa. Vabbè, fai quel che cazzo vuoi. Non l'ha neanche cagata. Impa ha incominciato a combattere contro Volga. Ma che culo. Piccoli mostriciattoli, lasciate che mi diverta un po' con voi. No, 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 no. Il Cavaliere Drago è così forte ed è così gnocco, sì. Il capo del presidio, mio. Abbiamo conquistato la prima area. Benissimo. Ok. Ci dovrebbe esserne un altro capo del presidio qua fuori. Di solito quando non sono fuori. No, non c'è. Oddio, il Cavaliere. Oddio. Siamo attenti, eh? Ok, ha sconfitto Titanus Magnus. Benissimo. Lana purtroppo non è tanto forte con gli attacchi fisici, però è molto potente con le magie. Ok, andiamo qua. Oh. Lazeros. Siamo attenti, ragazzi, che questo rompipalle. Io convintissima che bisognava attaccarlo invece. Ho detto no, forse bisogna uccidere i mostri. Ecco, tutto, tutto, tutto. Che bella sta magia. Oh, distruzione totale. Ah, 200 K abbiamo fatto, benissimo. Attenzione. Mi piace il fatto che non uccida gli altri. Vabbè. Aia, che male. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo. Dai, 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 dai. È apparso il capo. Bene. Shake ha sconfitto Titanus Magno. Vabbè, non ce ne frega altamente niente. Uno scrigno! Ce l'hai fatta! Che carina! È proprio bella! Ha trovato l'uovo di Pasqua! È proprio felice! Ok. Hai ottenuto un'arma sigillata. Vabbè, poi andrò a vedere per conto mio che cos'è. Che carina! Ha trovato una sorpresa! Ok, iniziamo. Spero che conquisteremo veloce quello est. Sì, con calma, proxy. Impa in difficoltà contro Volga. Non me ne frega niente, Impa, sono una cretina.
Impa, non dovevi dividerti da Shake, ora sono cazzi tuoi. Ok. Non sei per niente all'altezza. Non c'è un avversario più forte. Il nemico mi ha fermato, non posso muovermi. Qualcuno vada in soccorso! Madonna, siete veramente tutti inutili ora. E Ink non parla. In che tenero perché non parla? Forse è meglio così. Perché se parlasse direbbe tante di quelle cose. Però quello del Wind Waker mi piacerebbe che parlasse. Robbio e le sue espressioni di scazzatura totale sono fantastiche. Che va. No, no, no. Vabbè, dice soltanto come on quando sta fermo. Come on! Amore, che carino. Ok. Ok. Piano, uccidiamoli tutti. Il capo del presidio è apparso. Vi prego, qualcuno mi aiuti con calma e per piacere, Impa. Ok. Benissimo. Abbiamo occupato il presidio a est. Capo, capo. Ah, un capo, un capo, capo. Benissimo. Conquistiamoli tutti. Non ci deve essere nessun prigioniero. Siete stati bravissimi. Ora possiamo all'attacco delle rovine. No, no, con calma. 2 minuti. Oddio, che palle questo. Sti tentacolini. Ci vuole il boomerang qua, ragazzi. Ok. Non riusciremo mai ad entrare. Vabbè, con calma. Vediamo se riesco a fare una cosa intelligente. Cosa fate, l'impalati? State aspettando che vi venga dato il benvenuto? Molto bene. Con calma, non rompete le palle al prossimo. Vado a rompere le balle a Volga. Non si può entrare dal davanti. Dobbiamo provare dai lati. Dovremmo riuscire a mostrare un ponte sul... Vabbè, va benissimo. Montiamo tutti i ponti che volete. Guarda Impa che si sta facendo male. Ok, l'ingegnere appare nella base, alleata. Vabbè, ingegnere si muova, signor ingegnere. Che figa l'armatura dei soldati di Hyrule. Proprio l'elmo mi piace un casino. Ah! Volga! Volga, 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 Volga. Sei proprio carino, ma un po' troppo struzzo. Cosa state complottando? Di qualunque cosa si tratta, io vi fermerò. No. Ok, sta andando verso l'ingegnere. Adesso finiamo qui perché sennò Volga è un rompicoglioni. Attenzione, alcuni nemici si stanno, vabbè, dirigendo verso l'ingegnere. Io faccio tutto con calma, ragazzi, non vi preoccupate. Adesso andiamo a raggiungere l'ingegner house. L'ingegner house, dove cacchio si passa? Ah, lì. Eccolo lì, che sta facendo... Sta correndo barra un po' lento, vabbè, sarà per l'armatura, poverino. Non bastano le parole, servono i fatti. Che pena, dovresti darti una svollita. Moraima ha migliorato con la sconfitta di Volga. Meno male. Bene, è ora di attaccare. Forza! Ok. La porta del santuario è aperta. Per quanto ancora dovrò aspettare? Oh, bene, manderò qui il mio omaggio alla base. Oddio mio. Qua dobbiamo combattere, ragazzi. Quando non abbiamo, diciamo, la possibilità di portare l'ingegnere fino a quel punto che vedete in alto. Come mai è arrivato fin lì? I pensieri di Impa. In tal caso io terrò sotto controllo il centro. Aia. Attenzione, Lana, sconfitto 500 nemici. Attenzione ragazzi, che qua è panico. E io non sarò da meno. Benissimo. Oh, abbiamo sconfitto un Titano Magnus. Titanus, vabbè. Ok, sto facendo distruzione di massa con cattiveria. Spero davvero che questo gameplay vi stia piacendo perché ce la sto mettendo davvero tutta e poi ci tenevo davvero a farlo. Ci vuole un po' di novità sul canale, non bisogna fossilizzarsi sempre su titoli non vecchi, però voglio proporre un po' di cose diverse. Avevo voglia di novità, cose
Di Next Generation. Next, come cazzo. Di Next Generation. Ok. Ma poi mi piacciono tanto i personaggi di questo Iron Warrior, è proprio bello. E anche gli ambienti sono belli, mi piacciono tutti. A parte il pro, quando aprirà le porte delle anime con la maledetta e farà uscire Goron. Sì, Goron, maledetta. Ok. Dai, signor ingegnere. Andiamo ad aprire il ponte. Andiamo ad aprire il ponte. Povero ingegnere. Ok, abbiamo spianato un po' la strada. Che carina, fa ehi ehi ehi. Quando fa le schivate. Ehi ehi ehi. Carina. Ok, apriamo sto ponte, signor ingegnere. Bravo. Ingegnati. Oh. Ok, abbiamo aperto la strada, il ponte est si è abbassato, va bene. Qui parla l'ingegnere Iru, il ponte è a posto, mi ritiro. Ma fanculo. Ottimo lavoro, ora attraversiamo il ponte in direzione delle rovine. Vabbè, piano piano. Entra alle rovine. Oddio, gli evocatori sono in campo, che palle questi, madonna. Non mi fate diventare cattiva perché sennò spacco tutto. Riesce a evocare i demoni. Sorprendente, vero? Sì, Gigi. Chia, che bello sto nome, Chia. Ok, abbiamo sconfitto il Titanus. Io direi di andare a fare il culo un attimo qua, che c'è un po' di problemi in vista. Oi oi oi, chi è? Come mai sono qua tutti sti balordi? Nuovo livello, benissimo. Attenzione, aia. Ma la finite di attaccarmi questa povera crista. Povera lana, ha sofferto tantissimo. Oh, un potere. Ok, ora faccio un po' di magie. Che belle. Capo avamposto. Sì. Distruggiamo, distruggiamo. Più distruggiamo e meglio è, perché sennò qua siamo nei casini. Aia, quanti nemici. Vai! Tu, 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 tu. Che bella! Sconfitta. Ok, arco potenziato. Un nuovo materiale. Ok. Aia, non ti permettere mai più. Non toccare mai più Lana, brutto balordo. Brutto rude balordo di un Titanus. Schifoso. Ok. Cosa c'è? Un altro Titanus? Ok. Cerchiamo di ucciderlo perché è proprio odioso ai livelli inverosimili. Ah, meno male. Meno male cosa, non fate un cavolo. Io non so perché vi pagano a fare che non fate niente, mannaggia voi. Lana sta facendo tutto gratis. Ok. Ragazzi, conquistiamo tutto. Più o meno quello che riusciamo a fare conquistiamo, perché sennò non va mica bene. Se non l'ho trovata qui la Arachnula, ecco come cazzo si pronunciava. Mi sembro un ebete quando devo pronunciare questi nomi. Ok, andiamo. Canterò le tue nobili gesta. No, non me ne frega niente delle tue canzoni. Ti metti lì e uccidi gente, Shake. Non è il momento di fare la barda, che fai la 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 la. La barda. Sento crack 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 ma non lo trovo. Vabbè, prima o poi. Ok, santuario ovest abbiamo conquistato. Chissà dov'è Ah, aspetta. Perché la sento ma non riesco a trovarla? Ah, era lì, ok. Va bene. Attenzione ragazzi. Ok,
Ok, ci dovrebbe essere un altro punto per conquistare. No? Vabbè. Strano. Ok, Shake qui che sta cazzeggiando. Non so come sarà Shake. Sì, lo so, però non so come sarà dal mio punto di vista, se sarà malleabile o no. Allora, andiamo di qua a conquistare. Bisogna conquistare un po' di aree, se no siamo nella popo di cane. Pam! Stupido Titanus. Eh sì, io voglio prima conquistare un po', perché se non conquistiamo arriva il boss e ci pialano in tante maniere. Ok. Benissimo. E adesso direi di andare di... Qua stanno rompendo le palle al prossimo. Ok. Bene, è chiuso. Bisogna fare il giro dall'altra parte. Ok. Tanto ci mettiamo poco. L'ane è veloce a correre, non è come Impa che deve portarsi uno spadone, poverina. Almeno lei corre libera. Che carina l'ane, io la amo, è proprio bella. Ok, andiamo il più veloce possibile di qua. Benissimo, siamo quasi giunti, non alla fine, però a un buon punto interessante della trama. Perché qua si scoprono un po' di cose e tanti tanti casini. Che poveracci, è stata abbindolata dal male, abbiate pazienza. Vediamo cosa c'è di interessante. Ah, rupie. Ok, saliamo di qua. C'è sulla vetta, andiamo. Mannaggia. Qua. Il boomerang. Dov'è il boomerang? Adesso lo andiamo a cercare, ragazzi. Ok, è bloccato dai tentacoli. Vabbè, si cerca. Distruggi il muro ai tentacoli. Tra le rovine ci dovrebbe esserci un tesoro. Potrebbe esserci utile in battaglia. Sarebbe un boomerang che va vroom, vroom, e uccidi i tentacoli. La Madonna. 33 KO. Benissimo. Uccidiamoli tutti senza pietà, ragazzi. Perché se no non andiamo bene. L'ingegnere ha sconfitto Titanus Magnus. Bene. Direi di conquistare anche quest'area, perché sennò non... Perché tanto la conquistiamo l'area e ci troviamo i tesori. Ok. Teniamo duro, ragazzi, eh. Ok, 1300 KO. Ok. Che belle queste ambientazioni, mi piacciono un casino. Ma anche le musiche sono magnifiche, ragazzi. Oh, bene. Ok. Benissimo. Vediamo che cosa c'è di interessante. Tu. Guarda porta. Che cos'è il guardaporta? Vabbè. Ah, ok. Abbiamo aperto l'entrata e io direi di andare di qua. Interessante. No, non scendiamo se no dobbiamo fare 3000 giri. Ok, benissimo. La sala ovest è chiusa. Va bene, senza problemi. Aiuto. E da maleducati non salutare i propri ospiti. Ma meno male che tu sai l'educazione. Certe persone non lo sanno neanche. Visto? Le donne sono sempre più educate dei uomini. No, scherzo. Ci sono certe donne che sono dei camionisti portuali. Ma di proprio portuali della serie... Che schifo. Ok. Oh, ucciso. Il capo avamposto è apparso. Morto. Distruzione. Muori. Ok, sconfitta. Oh, il capo avamposto. No, 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 no. Ah, no, è quello normale. Ok, non capivo. Uno scrigno. Andiamo a trovare cosa c'è dentro. Andiamo un po'. Na 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 na.
Un boomerang! Ho ottenuto boomerang! Usalo per fermare i nemici, dopo il lancio torna indietro. Ogni boomerang... Vabbè. Ma va. Non l'avrei immaginato. Un boomerang ci aiuterà a tagliare quei tentacoli disgustosi. A me non sembrano disgustosi, c'è di peggio. A me i tentacoli non mi dispiacciono. No, non in senso... malizioso. Non fanno schifo. C'hanno un po' di aura malefica, ma non fanno schifo di per sé i tentacoli. Ma che brutti pensieri mi sono fatta adesso. E cosa volevo dire? Vabbè. Io trovo che ci sono certe cose che sono più disgustose dei tentacoli. Vabbè, andiamo avanti. Non perdiamo tempo con queste cagate. Dove sto andando? Mi sto perdendo. Ok, benissimo. Ok. Oh, ecco. Avete visto come... fanno il boomerang con i tentacoli, li fa ritirare. 1500 nemici abbiamo fatto, ucciso. Ottimo lavoro. Siamo arrivati. Mi sa che qui ci dovremmo ritornare poi. Eccola lì, guardatela come invoca gente. Che bella che sei, sei proprio gnocca. Oh. Eroico Link, sei arrivato. Link. Oh. Due. Capisco. Allora meritate un'accoglienza particolare. Che gnocca che sei. Oh. Mio servitore, vieni a me. Oddio. Eccolo lì. Ma che due palle questo. Non so come ho fatto a batterlo. La prima volta sono morta. Non ho fatto della morte qui, eh. Ma quando l'avevo giocato così... Non so come ho fatto, ragazzi. Madla, là, come cazzo si chiama? Manadla. Manadla. Ma no, aspetta. Manandla. Vabbè. Chiamiamola Mandragola che ci sta di più per me. Ok. Ha sferrato dei semi all'attacco. Queste cose sono brutte. Stanno attaccando la base. Presto, occupatene voi. Sì, grazie al cacchio. Sì. Senza problemi. Bisogna fare in fretta. Scendi! Ok. Bisogna fare in fretta, sennò cosa ci fa il culo? Sì, un po' più vicino, Chiara, eh. Ok, tecnica, quando si allungano le teste, colpiamola con il boomerang per poi farla rincoglionire e far riuscire quella specie di bocciuolo. Chiamiamola Mandragola che è un po' più carina, io voglio mettere pure un fiocchettino. Distruggiamogli il... Ok, è la prima parte andata. Ora c'è la parte più brutta, quella che lei si ritira. La stronza, ecco, e si dividerà e io come una cretina faccio un giro più lungo. Quel demone è ancora vivo, sembra che si sia nascosto sottoterra. Lo so, aspettiamola, eccola lì. Uccidiamola. Ok. Dobbiamo prendere il tentacolo più vicino al suo corpo, però è un po' un danno. Peccato non era quello. Nuovo livello, benissimo. Perso tentacolo. Dai, dai, dai. Che brutto girare. Ah, sarà come fare la caccia al tesoro. Al tentacolo, vabbè, ciao, ci sto. Allora attaccheremo il tentacolo più vicino. Tentacolo Mandragola, chiamiamola Mandragola, ragazzi.
Ok, dai, dimmi che è questo. Sì, questo è culo. No, stai soffrendo, poverina. Uccidiamola. Ok, tentacolo. No, 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 no. Starda. Aspettiamo che si allunghi. No. Ok, ragazzi. Ora si dovrebbe aprire il bocciuolo. Tan 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 tan. Ehi! Beh, ho fatto tanto danno, dai. Non è da poco. Ok. Dai, 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 dai. Sì! Ce l'abbiamo fatto! Che culo! Missione completata. Tesoro mio. Ma che cazzo? E che carina, fatti ti! Bene, ora andiamo da Cia, tutti in marcia verso l'altare delle rovine. Nelle rovine, ho detto del. Scena bellissima. Ok. Link, non dovevi muoverti. Oh. Non si possono muovere. Shake, ma è... Amore mio, che bella che sei. La triforce della saggezza era nelle tue mani. Oh. Finalmente tutti i pezzi sono riuniti. Questo è il vero portiere della triforza. Accidenti, Link, scappiamo. Cia. È giunto il momento di risvegliare il frammento dello spirito sigillato oltre i confini del tempo. Già, il frammento di spirito. E poi l'urlo che non ve lo faccio perché c'è il vicino di casa di fianco. Può sentire, ok. Potere fu. E casino fu. Benissimo. Uomini, adunata! Ok, ci ha parato il culo, se no secondo me si andavano in altre dimensioni questi quattro balordi. Ok, l'isola dello Skysword, la terra leggendaria e poi il ponte del Twilight, la terra del crepuscolo. Benissimo, questi sono le tre... I tre scenari che dovremmo andarci due volte. Porta delle anime, ascolta la mia voce e apriti. La mia anima sarà libera. Oh, ok, bene. Poverina Cia. Oh. Bene. Questo è quello di Zant. No, questo scusate, quello di Zant. Allora l'altro era di... Kiraim. E l'altro sarà... Bene. Bene, benissimo. Sono molto felice, ragazzi. Oh. Doppio oh. Benissimo, si sono liberati due... No. Si è liberato, scusate, si è liberato Ganondorf, benissimo. Ottimo lavoro, Cia. Mi sono stati restituiti tre frammenti di spirito. Scusate, è stato liberato Ganondorf. L'ultimo che resta da recuperare è quello imprigionato nella Spada Suprema. Benissimo. Ok. Cia aveva già recuperato la Triforce della Forza. A Link rubò la Triforza del Coraggio. La Triforza della Saggezza invece era sempre appartenuta alla famiglia reale di Hyrule. Era nelle mani di Shake quando ci attaccò. Una volta che no, si è impadronita di questi pezzi, ha usato questo potere per distorcere il tempo. Ecco, e appartengono a tre dimensioni. Questi qua hanno questa porta delle anime. E da dove escono tutti questi stronzi di demoni praticamente. Noi dobbiamo chiudere questa
queste tre porte delle anime. E ci daranno tanto filo da torcere, anche i seguaci di Ganondorf, Zante e Ghirem sono due cose proprio maledetti. Anche se ci sarà come nemico Midna che all'inizio dirà: oh, che cacchio volete, non mi rompete le palle, se no vi faccio il culo, ecco. Ci saranno un po' di casini, anche Daruni è impossessato. Le troveremo tutte e di più nella prossima parte. Spero che vi sia piaciuto questo quarto scenario e ci sentiamo al prossimo. Grazie per aver visto il video. Date una votazione, un commento, io sono sempre disponibile a rispondervi. Un grosso abbraccio e davvero ditemi cosa ne pensate. Qua abbiamo ottenuto i premi che vi faccio vedere. E questo è i pezzi di puzzle che si ottengono sconfiggendo i ragnetti. Alla prossima, ciao ciao!